e interviene sulla struttura narrativa del poema, che raggiunge la lunghezza definitiva di 46 canti. Ancora prima di questa data, però, è merito della fiorente industria libraria veneziana, che si sta per affermare come una delle prime, più qualificati e intraprendenti a livello europeo, intuire come l'apparato illustrativo possa divenire un utile strumento per la promozione del poemario stesso sul mercato editoriale e insieme un importante fattore per la sua caratterizzazione letteraria. I primissimi tentativi in questo senso, come quello di Sisto Libraro, non differiscono sostanzialmente dai semplici apparati illustrativi collocati all'inizio dei libri di battaglia, ma è con Niccolò d'Aristotele, detto lo Zoppino, che nel 1530 e poi dopo l'edizione definitiva nel 1536, che ogni canto del Furioso ottiene la sua vignetta introduttiva. Nonostante la semplicità dell'incisione, che mostra in genere un episodio collocato in primo piano, senza un'elaborata definizione dello sfondo, con un tratto forte e deciso, Zoppino riesce a selezionare con abile e sottile intuito un repertorio di motivi, di episodi chiave, che all'interno di ogni singolo canto. Nella xilografia del primo, che si conserva dall'edizione del 1530 a quella del 1536, si rappresenta così il principio costitutivo dell'azione del poema, il motore delle vicende di quella narrazione ariostesca, vale a dire la fuga di Angelica nella selva durante lo scontro tra Rinaldo e Ferraù. Comincia quivi una crudel battaglia, come a piersi trovar coi brandi ignudi, non che le piastre e la minuta maglia, ma i colpi lor non reggerian gli incudi. Or, mentre l'un con l'altro si travaglia, bisogna al palafren che il passo studi, che quanto può menar della calcagna, colei lo caccia al bosco e alla campagna. Pressoché contemporaneo alla pubblicazione del Furioso è però anche il dibattito sullo statuto retorico-poetico del poema, un dibattito che è destinato a protrarsi a lungo nel corso del Cinquecento, e tra le primissime voci che si muovono a sostegno e difesa di Ariosto c'è quella di Ludovico Dolce, che già nel 1535 pubblica la sua apologia contro i detrattori del Furioso, giustificando il suo appoggio alle scelte linguistiche dell'opera, intervenendo contro la condanna del titolo, che sembrerebbe immotivato e inadeguato rispetto al soggetto principale, e di conseguenza respingendo nei fatti la critica sulla violazione delle norme aristoteliche sulle unità poetiche. La passione di questo grande poligrafo rinascimentale nei confronti del Furioso e il suo impegno teorico di alto livello, il suo tentativo di dotare il poema di un supporto interpretativo, emergono ancora con decisione quando un grandissimo editore veneziano, Gabriele Giolitto De Ferrari, gli affida la cura di una nuova edizione del poema, pubblicata nel 1542. La xilografia del canto primo mostra da subito che, nonostante l'identica scelta dell'episodio, l'apparato illustrativo del Furioso di Giolitto ha uno scarto notevole rispetto al precedente di Zoppino. L'incisione infatti diviene più elaborata, più contestualizzata, più ricca di dettagli. Si tratta di un rilievo stilistico che viene sottolineato anche da Giorgio Vasari, che nella seconda redazione delle sue Vite, quella giuntina del 1568, ricorda la bella maniera di intagli che viene usata in questa edizione. La mise en page dell'edizione Giolitto affianca all'illustrazione un'altra tipologia paratestuale. Si tratta dell'allegoria, che redatta proprio da Ludovico Dolce, offre una lettura metaforico-morale del contenuto di ciascun canto. In questo caso, ad esempio, ricorrendo a un argomento misogino, Dolce interpreta la figura di Angelica come il segno dell'ingratitudine femminile che rifiuta l'amore che i cavalieri provano per lei, per mostrare di accettarlo invece quando può trarne un diretto e immediato vantaggio. Analogamente ai modelli antichi dei commenti approntati da Elio Donato o da Servio sull'opera virgiliana, o quelli medievali dell'Ovidius Moralizatus di Pierre Bersuire o l'Ovid Moralisé,
che hanno avuto un grandissimo impatto e influenza nella cultura visiva del Rinascimento. Dolce intende in questo modo rendere il poema di Ariosto assimilabile a un classico letterario, importante anche come repertorio etico-morale. Come spiega nell'introduttiva lettera ai lettori, infatti, le allegorie, insieme alle annotazioni di tipo linguistico-stilistico, sono un aiuto concreto per chi voglia ricavare un insegnamento dal Furioso e perché la eccellenza di cotesta impressione corrisponda da ogni parte alla bontà del libro, ha indotto me, che affezionatissimo al nome di questo poeta sempre fui, con molta diligenza a puntarla, a scriverne la fronte di ciascun canto alcune brevi allegorie e a porne il fine le annotazioni che seguono, a ciò che ciascuno possa di sì fertile terreno raccogliere il frutto che egli desidera. Il percorso didattico segnato da Dolce con le sue allegorie corrisponde al tentativo di leggere il Furioso come testo classico e canonico, sottratto alle polemiche poetiche e ufficializzato nel suo valore e significato universale. È una posizione che lo stesso editore dichiara esplicitamente nella sua dedicatoria a Enrico di Valois, della perfezione dei quali, ossia dei buoni poeti, minor quantità senza fallo ai nostri dì che non fu negli antichi secoli, il che onde avvenga di quanti nella lingua volgare hanno a loro scritti alcun bello e onorato nome lasciato, niuno ve n'ha che secondo il comun giudizio altanto eccellente quanto mirabile Messer Lodovico Ariosto preferire si debba, il quale la bassezza dei romanzi ha con l'ali del suo raro e felice ingegno a tanta altezza recata che per avventura più sublime in segno il gran Virgilio non recò l'arme d'Enea. Il confronto con il modello autoritativo virgiliano diviene la chiave di lettura per comprendere nella sua essenzialità il criterio dell'intervento sul Furioso messo in atto da Giolito. È proprio sul paradigma epico classico, infatti, che l'anonimo illustratore sceglie di selezionare gli episodi rappresentati nelle vignette che aprono ciascun canto. Se nelle illustrazioni dell'episodio vengono rappresentati in media due, tre diversi momenti del canto, questa marcata tematizzazione epica tende a privilegiare, tra i molti possibili episodi del poema, quelli più strettamente legati al motivo bellico, e perciò a collocarli in primo piano. Ad esempio, ciò si osserva al canto 35esimo, dove campeggia la vittoria di Bradamante su Ferraù sotto le mura di Arla, o ancora nella rappresentazione della disfatta totale dell'esercito greco, messo in fuga da Ruggero a Belgrado nel canto 44esimo, sprona Frontin che sembra il corso un vento e innanzi a tutti i corridori passa e tra la gente vien che per spavento al monte fugge e la pianura lassa. Nella lettura di questa serie bellica è interessante osservare anche l'attenzione dell'illustratore nella resa del dettaglio testuale, soprattutto quando questo comporti direttamente un coinvolgimento dello sguardo del lettore osservatore. L'illustrazione del canto 45esimo rappresenta il duello tra Bradamante e Ruggero che ha preso il posto di Leone, figlio di Costantino, imperatore d'Oriente. L'emblema tradizionale indossato da Ruggero è l'aquila bianca sul campo azzurro, che testimonia il retaggio della sua origine troiana. Nel campo azzurro l'aquila bianca avea, che dei troiani fu l'insegna bella, perché Ruggero l'origine traea dal fortissimo Ettore portava quella. Ma qui, proprio al centro dell'immagine, si può chiaramente riconoscere uno scudo con un'aquila bicipite, segno araldico dell'impero d'Oriente. Infatti, prima del duello, Ruggero dichiara esplicitamente di voler lasciare la sua livrea per non essere riconosciuto. E per parer Leon, le sopravveste che dianzi ebbe Leon si ammesse indosso e l'aquila d'or con le due teste porta dipinte nello scudo rosso. Proprio grazie al cambiamento del simbolo, Ruggero intende essere identificato con Leone da Bradamante, ma è chiaro che lo stesso effetto coinvolge proprio il lettore che si trova a osservare la vignetta. La prospettiva epico-eroica che caratterizza per larga parte il set illustrativo
porta anche a soluzioni particolarmente originali e interessanti, come quella del canto 26. Qui Ruggero, Ricciardetto, Marfisa e Viviano si trovano presso una delle fonti di Merlino. Merlino ha ornato diverse fonti con delle storie profetiche, con dei bassorilievi istoriati. I personaggi hanno qui modo di osservare nella scultura marmorea lo scontro tra alcuni cavalieri e una creatura mostruosa. È Malagigi, mago come Merlino, a spiegare il significato profetico e implicitamente encomiastico del bassorilievo che mostra l'invidia, la bestia infernale, cacciata e sconfitta da principi come Francesco I di Francia, Massimiliano d'Austria, Carlo V ed Enrico VIII, qui si aggiungono poi nel testo anche Francesco Gonzaga, Alfonso I d'Este, Francesco Maria della Rovere. Quivi una bestia uscir della foresta parea di crudel vista, odiosa e brutta, che avea le orecchie d'asino e la testa di lupo e i denti e per gran fame asciutta. Branche avea di leon l'altro che resta, tutto era volpe e pare a scorrer tutta e Francia e Italia e Spagna ed Inghilterra, l'Europa e l'Asia e il fin tutta la terra. Poi si vede all'imperiale all'oro cinto le chiome un cavalier venire con tre giovani a para che gigli d'oro tessuti avean nel loro real vestire e con insegna simile con loro parea un leon contra quel mostro uscire e avean lor nomi chi sopra la testa e chi nel lembo scritto della vesta. Nell'illustrazione, se la fonte dove i paladini si riposano è ben visibile in alto a destra, manca del tutto ogni raffigurazione dell'ecfrasi testuale. O forse? Forse. Vediamo se l'effetto dell'illustrazione riesce sul pubblico a far intuire qualche cosa anche ai lettori che non hanno davanti il testo dell'Ariosto, ma hanno, secondo quello che vi ho detto, tutti gli elementi per poter interpretare. Riuscite a vedere? Sì. Io non vedo niente peraltro qui, quindi grazie mille, ecco, se potesse restare sempre così sarebbe perfetto. Però ero stato previdente, eccolo. Ci avevo pensato. Via, su. Questa è la fontana. Ci sono i cavalieri che hanno pranzato, c'è proprio una tovaglia distesa a terra come se fosse un picnic. E sul bassorilievo c'è la storia profetica. C'è la storia profetica. Via, su, forza. Non ci sono voti, eh? Non mi guardi male, professore. Perfetto, esattamente. C'è un mostro. L'illustratore cosa fa? Prende la storia che è qui, una storia di secondo livello, che è inscritta su un piano diverso della narrazione e la porta all'interno della storia, così che quell'impresa epico-cavalleresca di questi nobili principi che affrontano l'invidia diventa parte dell'evento epico descritto all'interno del poema. Particolarmente interessante poi è anche la traduzione del momento centrale ed eponimo del poema. Se Ariosto non si fa scrupoli ad abbassare il suo grande eroe Orlando in preda alla follia, descrivendo i suoi duelli con gli animali selvatici, con i contadini e con i boscaioli, Giolito sembra preservare un'iconografia solennemente erculea al canto 23esimo, o ancora eroica al canto 29esimo, nel duello a corpo con Rodomonte,
dove invece antifrasticamente Ariosto sottolinea la goffa e involontaria caduta nel fiume, Orlando, che l'ingegno aveva sommerso io non so dove, sol la forza usava, l'estrema forza a cui per l'universo nessuno o raro paragon si dava, cader del ponte, si lasciò riverso col pagano abbracciato come stava, cadono nel fiume e vanno al fondo insieme, ne salta in aria l'onda e il lito geme. Questo gesto goffo, basso di Orlando resta qui ancora nello scontro attivo e fattivo contro il pagano, contro Rodomonte. La straordinaria qualità dell'edizione, il prestigio e il consenso conseguito presso il pubblico rendono l'edizione Giolito, per così dire, una galleria di contenuti figurativi immediatamente disponibili e riutilizzabili, così da favorire un'ampia diffusione delle storie e dei temi del poema anche fuori del libro, come dimostrano gli affreschi di Gaggio da Imola o di Vincenzo de Barberis, che sono evidentemente tratti, ispirati, calcati, ricopiati dalle illustrazioni Giolito. Un'altra tappa importante nella storia dell'illustrazione del Furioso è raggiunta dall'edizione veneziana allestita da Giovanni Andrea Valvassori nel 1553, dove le xilografie ottengono più spazio nello specchio della pagina, così che l'illustratore riesce a sfruttare al massimo i vari piani prospettici dell'immagine, raggiungendo una discreta complessità compositiva. Nell'illustrazione trovano spazio più episodi, si recuperano temi come quello erotico-amoroso, si inizia ad animare anche lo sfondo di dettagli da leggere con attenzione. Questa serie di elementi vengono esemplarmente compendiati nell'illustrazione del canto undicesimo, dove a occupare il primo piano è la figura statuaria di Angelica, che sta per sottrarsi dall'assalto erotico di Ruggero, impegnato a togliersi l'armatura, mettendosi in bocca l'anello magico che rende invisibili. La composizione multinarrativa dell'incisione riesce a rappresentare anche il momento immediatamente successivo, in cui Ruggero cioè si muove intorno alla fontana, dato che la fanciulla è ormai sparita. Come anticipato, con Valvassori lo sfondo non è riservato semplicemente all'elemento paesaggistico, ma viene pienamente sfruttato per la traduzione di sequenze narrative. Ecco perciò che in questo caso si possono distinguere gli istanti successivi in cui, sull'isola di Ebuda, Orlando raggiunge l'orca su un battello, la trascina in secca, fa strage degli abitanti dell'isola e incontra Oberto, re di Ibernia. Un vertice vorticoso della tradizione illustrativa è però raggiunto pochi anni dopo, nel 1556, dall'editore Valgrisi, che allestisce un'edizione in cui ogni canto è accompagnato da un'illustrazione a tutta pagina. Sarà l'editore De Franceschi, poi, nel 1584, che recupererà questa strategia. Sotto gli occhi dei lettori e delle lettrici si rappresentano così pressoché tutti gli eventi narrati nelle ottave che seguono e si raggiunge un momento ineguagliato di complessità figurativa che estende, evidentemente articola in modo ancora più elaborato, quei tentativi multinarrativi che vi ho mostrato in Valvassori. Si tratta di un progetto editoriale imponente. Accanto alle illustrazioni del poema, nell'opera compaiono le allegorie e le ottave di argomento per ogni canto. Quelle che abbiamo, le allegorie, che si sono già viste con Giolito, e poi le ottave di argomento che riassumono il contenuto del canto. Poi la vita di Ariosto, scritta da Pigna, la tavola dei nomi e delle materie, le annotazioni e gli avvertimenti sui luoghi testuali più ardui, l'esposizione delle favole, il vocabolario delle parole difficili. E nella numerosa equipe che lavora alla realizzazione di questa edizione, un ruolo centrale è svolto da Girolamo Ruscelli, che nella parte finale della lettera che gli indirizza ai lettori spiega il senso delle figure,
delle illustrazioni. Ruscelli chiarisce qui il principio che regola la gestione delle immagini e la disposizione spaziale degli elementi all'interno di ogni singola tavola, recuperando il principio della prospettiva. Sebbene non nomini il disegnatore o l'incisore, non espliciti quanto egli stesso o gli altri letterati che collaborano all'edizione siano stati direttamente coinvolti nell'invenzione delle illustrazioni. Con queste parole in cui Ruscelli dice che la tavola è costruita con ragioni di prospettiva, Ruscelli sottolinea l'importanza del principio prospettico, di questa forma simbolica della rappresentazione spaziale dell'illustrazione, che si popola fittamente delle figure, di quei personaggi che animano il canto del poema che segue l'illustrazione stessa. La conclusione del canto decimo, dall'ottava 73 alla 113, racconta il volo di Ruggero sull'Ippogrifo che raggiunge l'Inghilterra e poi l'Irlanda, dove riesce a salvare Angelica. Ecco così che nella parte alta dell'illustrazione, ora la vedrete, incastonati nell'angolo sinistro e dunque lontani da chi osserva, secondo le regole di prospettiva, fine del canto, lontani da chi osserva, vengono fedelmente rappresentate le vicende che ho ricordato. L'arrivo di Ruggero a Londra, dove ha modo di assistere alla parata degli eserciti britannici che partono in aiuto di Carlo Magno. Lo scontro con l'orca, tramortita con la lancia, mentre Angelica è legata a uno scoglio. Il salvataggio e la fuga in volo, l'arrivo sulla costa bretone. Ma il gradiente prospettico che viene invocato per rendere ragione della sequenza dei vari piani dell'illustrazione, primo piano, secondo, terzo e sfondo, non è però automaticamente sempre sovrapponibile al dispiegamento delle sequenze narrative del testo. Nel canto 22, ad esempio, si può osservare una precisa violazione di questo principio regolatore generale delle illustrazioni. Gli eventi conclusivi del canto, ossia il viaggio di Ruggero e Bradamante verso Vallombrosa e poi verso il castello di Pinabello, viaggio che si conclude con una nuova separazione dei due innamorati, sono raffigurati tra il secondo piano e il terzo. Sulla parte superiore della tavola, invece, sullo sfondo, viene fatto intuire l'itinerario compiuto da Stolfo, abbandonato dai compagni nella città delle femmine omicide, per tornare a Londra e quindi a Parigi. Ed è alle ottave 4-10, ossia all'inizio del canto, che Ariosto enumera nei versi le tappe di questo percorso: l'Armenia, l'Anatolia, la pianura di Brussa, la Tracia, l'Ungheria, la Moravia, la Boemia, la Franconia, le Ardenne, il Brabante e le Fiandre. Come si può osservare, negli esempi che ho proposto, la parcellizzazione di ogni dettaglio e l'identificazione di ogni segmento testuale è di certo facilitata dalla presenza delle didascalie che identificano i personaggi e aiutano, in alcuni casi, anche a identificare i luoghi. Allo stesso tempo, però, la decodifica delle sequenze dell'immagine non fa altro che sollecitare un interrogativo. A un primo sguardo generale dell'illustrazione, queste scene, così piccole e complesse, possono essere immediatamente riconoscibili? Avendo a disposizione tutto lo spazio della pagina e volendo rappresentare tutti gli eventi del canto, perché l'illustratore sceglie di rappresentare questi minuscoli dettagli in uno spazio così limitato, in modo che risultino quasi indecifrabili? Anche presupponendo una visione ravvicinata a quella che nei trattati d'arte del Cinquecento viene definita la micrologia, guardare le miniature da vicino, leggerle da vicino rispetto alla macrologia delle grandi tele, dei grandi capolavori. Anche presupponendo questa micrologia, un lettore o una lettrice privi di una conoscenza attenta e puntuale del testo possono comprendere cosa viene raffigurato in tutti questi diversi momenti?
O forse, invece, è necessario procedere in modo diverso, guardare all'illustrazione, leggere il canto, ritornare ai dettagli figurativi in un processo di lettura che non può prescindere dalla dimestichezza con le ottave. In questo modo l'immagine collocata prima del canto non solo la introduce, ma segue il canto e lo accompagna. Per quanto offra delle coordinate generali che preparano la lettura, il paratesto iconico sembra proporre allo stesso tempo un enigma da scoprire, coinvolgendo chi legge grazie a una duplice attesa, il riconoscimento e la scoperta. È particolarmente interessante osservare che nell'edizione Valgrisi, in una discreta serie di casi, queste modalità di raffigurazione, di rappresentazione, per cui un episodio è rappresentato allo stesso tempo in modo minuzioso e indecifrabile, illeggibile, sembra assumere un ruolo rilevante e importante, soprattutto perché pare tradurre nei fatti, in figura, un particolare meccanismo stilistico adoperato dall'Ariosto all'interno del suo poema. Sull'isola di Alcina, prigioniero innamorato, Ruggero dimentica se stesso e i propri doveri. È Melissa, che assume la forma del mago Atlante, l'aspetto del mago Atlante, che lo ridesta dallo stato di torpore e di incanto. Ruggero decide così di fuggire, di abbandonare il palazzo di Alcina, uccidendo i guardiani che ostacolano il proprio cammino. Valgrisi pone ancora sullo sfondo l'episodio che conclude il canto settimo. Siamo all'ottantesima ottava, dove Ariosto dichiara di interrompere la narrazione per differirla al canto successivo. Assaltò gli guardiani all'improvviso e si cacciò tra loro col ferro in mano, e qual lasciò ferito e quale ucciso, e corse fuori del ponte a mano, e prima che n'avesse Alcina avviso, di molto spazio fu Ruggero lontano. Dirò nell'altro canto che via tenne, poi come all'ogistilla se ne venne. L'inizio del canto ottavo salda la frattura narrativa, sia riprendendo la storia, sia per voce d'autore, richiamando e recuperando esplicitamente il canto precedente. Rugger, com'io dicea, dissimulando sul rabican venne la porta armato, trovò le guardie sprovvedute e quando giunse tra loro non tenne il brando allato, chi morto e chi a mal termine lasciando esce del ponte e il rastrello ha spezzato. Prende al bosco la via, ma poco corre, che ad un de servi della fata occorre. Ecco così che la tavola del canto, quasi simulando questa strategia, riprende l'episodio precedente. In fondo, ecco Ruggero che affronta i servi e eccolo lì, in primo piano. Riprende l'episodio precedente, lo focalizza e lo mette in primo piano. L'illustratore stabilisce così un legame che supera la singola illustrazione per agire in una macro sequenza visiva, così che il suo pubblico possa operare il riconoscimento in un atto di memoria che va oltre la singola illustrazione e il singolo canto. L'analisi dell'illustrazione, cioè, non procede nelle sole dimensioni dell'immagine e del rapporto tra l'immagine e il testo e il canto che segue, ma impone un'attenzione macrotestuale che procede così come procedono le storie del poema. Durante lo studio delle incisioni e la progettazione dell'archivio digitale, caratteristiche di questo tipo ci hanno imposto un confronto attento e ravvicinato con ogni minimo dettaglio. Ci hanno chiesto di darne conto e di ragionare con cautela sui diversi effetti innescati dalla reazione esistente tra le illustrazioni valgrisiane e il poema di Ariosto. Ciò significa osservare come la rappresentazione dettagliata, straordinariamente aderente al testo, inneschi una serie di strategie che, per quanto a volte possano sembrare paradossali,
cercano di simulare secondo un codice diverso rispetto al codice scritto, secondo il codice visivo, sembrano simulare moduli stilistici che sono propri del poema. Ogni artista, secondo lo stile proprio della scrittura e secondo lo stile proprio del visivo, cerca di raggiungere degli effetti che possano essere simili o che quantomeno possano innescare nel pubblico, nel lettore, nella lettrice, nell'osservatore, nella lettrice, medesimi o congruenti effetti. Il dettaglio sul viaggio di Astolfo che ho mostrato al canto 22 consente inoltre di osservare un altro fenomeno, un altro aspetto tipico dell'edizione Valgrisi, del tutto assente dalla tradizione precedente e che verrà espunto in quella successiva. Questo unicum, la cui importanza è stata messa in luce soltanto da studi recenti, come quelli pubblicati per esempio proprio da Serena Pezzini, riguarda la presenza degli inserti cartografici nella composizione delle illustrazioni. In un'epoca di esplorazioni e scoperte geografiche, le mappe, le proiezioni cartografiche conoscono un diffuso successo, divengono modelli di conoscenza, di studio e di memorizzazione enciclopedica del reale. Proprio per l'editore Valgrisi, nel 1561, Girolamo Ruscelli cura la traduzione e l'edizione di una geografia di Claudio Tolomeo, il grande trattato di geografia dell'antichità. La prossimità concreta tra i due codici emerge, per esempio, nel canto quindicesimo, dove sono le imprese di Astolfo in Egitto e in Medio Oriente. Su questo tassello cartografico recupera, riprende in modo pressoché evidente le rappresentazioni che proprio si trovano nel trattato geografico di Tolomeo, la carta quarta dell'Africa antica e la carta sesta dell'Asia antica, dove proprio si vede la penisola e il corso dell'Egitto in quella precedente, che vengono raffigurati anche nell'illustrazione valgrisiana. Non si tratta evidentemente di un dettaglio secondario, soprattutto quando si ricordi, ad esempio, che nelle satire Ariosto dichiara che la sua conoscenza del mondo deriva dall'esplorazione intellettuale delle mappe dell'autore alessandrino, proprio quelle di Tolomeo, e la descrizione dei luoghi, degli spazi reali, così come la si legge nel Furioso, dipende proprio da quella cultura. Il dettaglio cartografico, che non svolge una funzione semplicemente decorativa, lascia così affiorare il modello dell'ispirazione e colloca i luoghi fantastici immaginati nel poema all'interno di uno spazio reale. L'osservatore e l'osservatrice dell'illustrazione, pur distanziandosi da quel personaggio che viaggia sulla mappa e con lui da tutti gli altri che popolano l'illustrazione, rimane però irretito all'interno di un patto che, come nel testo, nel poema di Ariosto, sovrappone realtà e immaginazione fino a confonderle. Quanto... 5 ancora, voglio. Salto brevemente e taglio per mostrarvi due piccoli aspetti che riguardano proprio la combinazione, la fusione, l'intreccio esistente tra il piano del reale e il piano del fantastico all'interno delle edizioni del Furioso. Sono dei passi particolarmente interessanti anche perché combinano delle riflessioni che vengono fatte da Bradamante sull'illusorietà delle immagini, però analizzarle nel dettaglio ci porterebbe via molto tempo. Quindi preferisco mostrarvi semplicemente gli aspetti più notevoli di questa cosa. Abbiamo, questa è l'illustrazione del canto 33.
Bradamante, il signore della Rocca di Cristallo, osservano una serie di affreschi che sono stati dipinti da Merlino. Si tratta ancora di affreschi profetici. C'è una piccola anticipazione nel canto 32esimo, quando Bradamante, questo è uno dei soliti dettagli minuscoli che si vedono sullo sfondo, qui si vede una piccola rappresentazione con la visione impossibile che si prolunga nel canto successivo. Qui Bradamante, il signore della Rocca e Ullani iniziano a vedere gli affreschi, si salta al canto successivo e l'immagine torna in primo piano. Di cosa parlano gli affreschi? Parlano delle guerre d'Italia. Sono affreschi profetici fatti da Merlino, quindi rispetto all'andamento della storia sono collocati nel futuro. Però per il lettore si tratta di un'esperienza recente, di un'esperienza drammatica recente, quella delle guerre d'Italia, che ha condizionato la prima metà del Cinquecento. Ecco che quindi si ha una divaricazione tra i piani della storia, si ha una profezia che è illusione e che però noi sappiamo essere reale, si ha un'illustrazione che Bradamante ci dice è illusione, che rappresenta una realtà. Com'è che questo doppio effetto, questo spostamento, questo riferirsi al lettore che sa la verità e Bradamante che si aspetta e che non capisce come si realizzerà questa profezia, viene resa in questa confusione di piani prospettici e di destinatari? Saltando la colonna, accanto alle guerre vere, che sono finte, ci sono guerre finte che però sono vere. Lo scontro di Bradamante con tre re in due tappe successive, ecco che lo scontro finto del poema dà come un colpo, un cortocircuito e fa reagire i due piani della storia e della realtà. È un fenomeno che qui c'è solo una colonna, però in quell'edizione dei Franceschi che vi anticipavo prima nel 1584 diventa ancora più violenta. Si tratta di una, qui siamo di fronte anche a una tecnica diversa, una calcografia, un'incisione sul rame e non più un'incisione sul legno. Abbiamo una grande galleria, si contemplano gli affreschi. Lo sfondo della galleria è aperto, ma sembra anch'esso continuare e sembra dare una parete di fine, appunto con la rappresentazione di quei duelli che Bradamante fa appena uscita dalla rocca. La serie vera, finta, si chiude in una serie finta, vera. Dicevo prima che questo lavoro ci ha portato la costruzione dell'archivio digitale, la prima che c'è www.studioso.org, in cui potete trovare Zoppino, Giolito, Valvassori e Valgrisi, il progetto a cui stiamo lavorando attualmente mostrerà, renderà disponibile una straordinaria quantità di materiale cinquecentesco, è liberamente consultabile, perché crediamo che il nostro lavoro, che diventa, che non è semplicemente preparare un oggetto e renderlo disponibile, è ragionare anche sull'architettura che c'è dietro quell'oggetto, riflettere su quell'oggetto ci ha portato a pensare a come funzionano quelle illustrazioni. Sono piani in cui il metodo, la ricerca sugli oggetti si fondono in modo inscindibile, è liberamente consultabile. Bene, l'anno scorso, per la medesima occasione, ovvero il corso organizzato dall'Accademia dei Lincei, proprio perché crediamo in questa cosa, avevamo pensato a
un'altra piccola cosa che si vede malissimo, ovvero CTL Scuole. Cos'è? È una piattaforma che viene ospitata sul sito del nostro laboratorio e alla quale vi invitiamo a partecipare. Nel senso, è uno spazio in cui voi con i vostri studenti potete fare dei piccoli percorsi, piccoli, grandi, medi, lunghi, percorsi in cui osservate particolari, seguite particolari temi, aspetti del testo e della sua traduzione in immagine e poi, dopo una piccola operazione di editing, vengono pubblicati. La cosa è stata... per ora ha partecipato soltanto una studentessa di un istituto di Figline Valdarno, Gloria Mugnai, però è già stato un grandissimo successo per noi perché questo ci ha consentito di andare a Figline, parlare con le insegnanti, in particolare Laura Bardelli e Annalisa Bonecchi, cercare di ragionare insieme su come il nostro modo di lavorare possa essere utile per il vostro. E quindi speriamo che magari pensando a uno dei possibili percorsi, i mostri nel Furioso, nell'edizione Giolito, la rappresentazione delle donne, quello che credete, un piccolo percorso da proporre nella vostra classe e da seguire, con l'ausilio degli strumenti che mettiamo a disposizione, possa di nuovo essere un momento proficuo di scambio tra noi e voi. E mi fermo e grazie mille. Riesce a avere contatti appunto con editori come Royer, per esempio. Si creano delle relazioni anche familiari, matrimoni. È famosissimo per esempio il caso di una delle più grandi case tipografiche di Anversa, l'Officina Plantiniana, che si diffonde in tutta Europa tramite lo spostamento dei figli, che da Anversa vanno in Germania, Parigi, Lione, eccetera, eccetera. Quindi perché Venezia? Perché Venezia riesce a entrare all'interno di quest'orbita, ha delle condizioni economico-finanziarie che le consentono di, per esempio, avere carta, importazione di carta molto facilitata attraverso le proprie navi. Una libertà tipografica per lo specifico stato della città, quello che poi costerà a Sarpi la questione dell'interdetto. Quindi anche una capacità di poter intercettare, e siamo appunto metà 500, ma 1545 arriva, quindi il problema di Trento è prossimo, alcuni indici ci sono già, e questo vuol dire molto per un mercato che si sta espandendo. Quindi libertà politico-culturale, intraprendenza economica, relazione con il resto d'Europa. Chi troppo in alto sale cade sovente precipitevolissimevolmente. Dopo Valgrisi, dopo De Franceschi, 1584, quando si raggiunge il vertice di questa produzione, il Furioso inizia a diminuire. Nel 600 chiaramente il posto è preso da Tasso, che è uscito in quel momento e che risponde appunto più a una logica, a una politica culturale, tutti i suoi problemi chiaramente, a una politica culturale post-tridentina. Uno. Due, il costo di questi tipi di produzioni non è più sostenibile. Costano molto. Il passaggio alla calcografia chiaramente riduce
per certi versi, perché si rovina molto di meno, ma costa molto di più nella materia prima. E quindi l'illustrazione veneziana verso la fine del secolo inizia a declinare. Se si guarda appunto il passaggio di politica culturale di bestseller del secolo, si vede che esattamente dall'altro lato. Genova, Tasso, a 1590, 1604, 1617, edizioni illustrate, splendide, alla fine si vedevano due mezze immagini appunto dei tassi illustrati genovesi. Quindi di sicuro il 500 è veneziano. Poi però i costi, la crisi iniziano a farsi sentire e da Venezia si spostano poi anche su altri centri. Poi chiaramente il ruolo anche della stamperia romana non si può escludere, di quella fiorentissima e per certi versi molto complessa napoletana, però sono altri casi. Venezia nel corso del Cinquecento è una capitale, quello che si trova lì è al top, ma l'origine della stamperia veneziana, della cultura tipografica, della cultura bibliologica data da Aldo Manuzio è quella che segna non solo una produzione, ma anche un modo di concepire il libro. Manuzio fa scuola e sull'eredità di Manuzio nel corso del Cinquecento Venezia gode, sviluppa, aumenta, riesce a mettere a frutto questa straordinaria grandissima intuizione. Prego. È interessante questo discorso delle immagini, perché lo trovo fortemente contemporaneo nella nostra scuola, i nostri ragazzi. E allora volevo fare una domanda rispetto al valore dell'immagine, quindi alla letteratura per immagini nel Cinquecento, rapportandolo anche ai nostri giorni, cioè la differenza e il peso che le immagini assumevano in quel tempo e l'immagine quanto invece può essere importante oggi. Grazie. Prego. Allora, per quello che riguarda il Cinquecento, io mi sento di risponderle. Per quello che riguarda la cultura contemporanea, non so se passerei il microfono se lo accetta. Però, le dico, paradossalmente, io trovo che siano quelle cinque e seicentesche due grandissime, straordinarie, incredibili, incommensurabili culture per immagini che hanno raggiunto degli esiti, ma parlo chiaramente in modo molto fazioso, ecco per questo dicevo che per una valutazione più adeguata forse bisognerebbe che qualcuno mi aiutasse, però diciamo che il meccanismo profondo con cui l'immagine agisce fin dalla sua costituzione riesce a avere un effetto nella cultura medievale, alle origini della cultura cristiana, nella cultura medievale, fino poi all'intera cultura rinascimentale, è qualcosa di potentissimo, pervasivo e molto più capillare di quello che noi possiamo immaginare e di cui riusciamo a renderci conto. Tra i versi che ho ricordato nel caso nell'edizione Giolitto della Fontana di Merlino, si dice che, con una osservazione attentissima da parte di Ariosto, i principi che combattono la belva portano
ricamati sulle proprie vesti i gigli d'oro. Portano sulla fronte nel bassorilievo i loro nomi. Si tratta soprattutto questa del nome di una evocazione biblica dall'Apocalisse, sono le varie creature dell'Apocalisse che portano i loro nomi sulla testa, eccetera, eccetera. Però c'è il dettaglio come quello anche dello scudo. Sono aspetti di una cultura non solo spirituale ma anche materiale che diventano codici imprescindibili. Riuscire a interpretare, cogliere, capire come questo sistema di segni si diffonde è parte integrante di una di culture visive come quelle cinque-seicentesche. Ma ancora prima, nel Medioevo, basta andare qui al Camposanto, lo splendido ciclo di Buffalmacco, le straordinarie tombe di marmo. Ma nel ciclo della morte, e questa è una cosa che è stata la professoressa Bolzoni a notare con straordinaria attenzione, c'è un piccolo, proprio all'altezza dell'occhio, c'è una piccola zona, un quadratino vuoto, c'è l'inferno, quadratino senza decorazione. Perché? Perché c'era uno specchio e chi lo vedeva entrava all'interno dell'immagine e capiva quindi come lui sarebbe stato se fosse andato all'inferno. Ecco, se si pensa a una cultura dell'immagine, dico, accipicchia, non siamo solo noi che la usiamo. Spero di averle risposto. Per il contemporaneo, appunto, darei delle impressioni poco fondate, ma soltanto giudizi miei così, quindi... Però qualcuno che sa sulle immagini contemporanee... No, vabbè, questa è una trappola, un tranello. Vabbè, mi alzo. Sì, penso che sicuramente il rapporto tra parole e immagini e l'elemento generatore, l'immagine come elemento generatore di immaginario, appunto, sia una storia di lunghissimo periodo che è fortissima nel 5-600 con le sue specificità e che poi si riproduce ovviamente fino a oggi con la pervasività che conosciamo rispetto alle immagini, con specificità ogni volta diverse, con il cambiare per esempio degli strumenti tecnologici. Paradossalmente c'è chi dice ad esempio che la cultura contemporanea, nonostante a prima vista sembrerebbe una cultura definitivamente legata all'immagine, è forse piuttosto la cultura dell'audiovisivo, cioè è qualcosa di molto più legato a un'ibridazione di linguaggi e con la specificità che l'immagine è trasmessa a distanza, diciamo così. È più l'epoca della telecomunicazione, cioè della comunicazione a distanza, che cambia anche lo statuto dell'immagine, della parola, della fruizione, degli effetti che le immagini hanno sulla mente, diciamo così, degli effetti cognitivi delle immagini. Poi però ci sono anche dei fenomeni molto strani che sono l'idea che forse qualcuno... con l'inizio della civiltà elettrica, diciamo, quindi TV, riproducibilità delle immagini, pensava che la parola testuale sarebbe scomparsa. Invece, se voi pensate a quello che succede anche negli strumenti di comunicazione che usiamo quotidianamente, c'è stata una incredibile riverbalizzazione, cioè continuamente scriviamo, forse come mai prima nella storia. Per cui è molto complesso, però forse queste poche suggestioni possono passare. Posso dire che la prossima settimana, tipo spot, giovedì prossimo parlerò dei Promessi Sposi, anche, forse soprattutto a questo punto, anche per dare continuità a questo discorso in relazione alle immagini, alle illustrazioni dell'edizione del 1840, e quindi forse riusciremo anche a capire come molti elementi
continuano, si ripropongono, e però anche cosa cambia nel rapporto tra parole e immagini e come si va verso un testo davvero compiutamente audiovisivo. Però questa è la prossima puntata. Forse non c'entra molto, no? Più che altro una curiosità, il progetto che seguite si occupa della riproduzione in immagini dell'Orlando Furioso solo di edizione a stampa oppure della diffusione anche delle immagini dell'Orlando Furioso? Non lo so, mi vengono in mente i cicli di affreschi. Allora, orlandofurioso.org ha una orlandofurioso.org, forse ora arriva un cavo che ci assiste, ha una sezione, quindi non solo le edizioni che ho detto, ma anche una sezione specificamente figurativa, quindi le opere d'arte che appunto sono nate, generate, nascono da, si ispirano a Orlando Furioso, in una collezione abbastanza considerevole, ecco. Quindi il materiale anche da questo punto di vista è moltissimo e si tratta di materiale che a buon diritto può entrare a far parte di un eventuale percorso per il CT alle scuole. Però noi direttamente ci occupiamo della parte testuale. Quella parte è stata curata, seguita da un gruppo di storici dell'arte che partecipava all'epoca a un progetto PRIN che era entrato a far che era parte attiva del progetto dedicandosi a questo aspetto. Prego. Tutto questo nel nuovo, purtroppo, non ci sarà. Ecco. Ciao. Ma io direi che sono le 6, io faccio anzi le 6:03, ma in genere sono sempre un po' avanti, quindi verosimilmente, soprattutto per aiutare chi deve correre a prendere un treno, direi grazie mille a tutti e ci vediamo la prossima settimana.